Gli esseri umani, più di qualsiasi altra creatura sul nostro pianeta, sono dotati di organismi estremamente versatili e con grandi capacità di adattamento. L'uomo sembra continuamente cercare situazioni insolite in cui mettere alla prova, fino agli estremi limiti, la resistenza del proprio organismo. Nei filmati che seguiranno sveleremo innumerevoli aspetti del corpo umano mano a mano che passeremo in rassegna le importanti conquiste di cui l'uomo si è reso capace. Poiché ognuno di noi è un individuo unico, è facile dimenticare quali e quante similarità ci uniscano. Quanto più da vicino invece scrutiamo il nostro corpo, tanto più le differenze tra di noi si fanno meno marcate fino a scomparire. La pelle è l'organo del nostro organismo di maggiori dimensioni, 2 metri quadrati di superficie per un peso persino superiore a quello del fegato. È l'organo che ci permette di avere contatti col mondo che ci circonda. Sulla sua superficie vi è infatti una vasta rete di cellule sensoriali che ci inviano sensazioni di piacere o di dolore. La pelle e i capelli, a noi così familiari, sono in realtà rivestimenti e strutture protettive che difendono il nostro corpo dal caldo e dal freddo, dal vento e dalla pioggia. La vita sul nostro pianeta ebbe origine dapprima nel mare, un ambiente di vita calmo e quasi monotono per le forme di vita primigenie. Alcune creature seppero sottrarsi a queste condizioni di quasi assoluta tranquillità e si adattarono alla vita in ambienti nuovi e più stimolanti. L'organismo dovette cominciare allora ad adattarsi ai notevoli sbalzi di temperatura che caratterizzavano la vita sulla terraferma. Milioni di anni dopo che le prime forme di vita ebbero abbandonato i mari, l'uomo scelse di vivere ovunque sulla Terra, sia nelle gelide terre polari, sia nelle assolate regioni tropicali. Sebbene il nostro organismo sia in grado di far fronte a condizioni estreme di caldo o di freddo, esso certamente è al meglio delle sue possibilità in climi temperati come questo. Qui l'organismo non deve compiere grossi sforzi per combattere il caldo o il freddo.
Al contrario, tutte le sue energie possono essere destinate al quotidiano compito di mantenerci vivi e in buona salute. N'oublie pas ton meilleur ami. Il piacere che possiamo trarre dal cibo è un modo per costringerci a non trascurare i nostri organi interni. Il cibo, durante il tragitto attraverso gli 8 metri del tubo digerente, viene elaborato dallo stomaco e dall'intestino e con il contributo di altri organi modificato in modo da poter liberare quei componenti in grado di fornirci l'energia necessaria. I liquidi che introduciamo quotidianamente servono a mantenere nel giusto equilibrio le nostre riserve idriche. Un'incessante attività si svolge dunque automaticamente all'interno del nostro organismo. Utilizzata la parte migliore, ciò che rimane del cibo introdotto continua il suo viaggio fino alla eliminazione finale. Le incredibili capacità del movimento umano permettono di dare libero sfogo ai nostri istinti di esplorazione. Quando prendiamo la decisione di compiere un movimento, le strutture del nostro corpo, insieme alle agili articolazioni che connettono le ossa tra di loro, rispondono al comando realizzando forza o delicatezza, prontezza o velocità. Avremo grande cura del nostro organismo, esso ci ripagherà con anni e anni di vitalità e agilità. Il corpo umano ha sviluppato alcuni dei più efficienti e longevi organi in natura. Il ritmo familiare del respiro cela un'attività vitale che assicura il trasporto dell'ossigeno fino al più remoto angolo del corpo.
Eccoci ad un altro viaggio nell'interno del nostro organismo, fino ai polmoni. Qui ha luogo la cessione dell'ossigeno che a sua volta verrà trasportato a tutti i tessuti dell'organismo. Milioni di globuli rossi trasportano l'ossigeno attraverso il sangue pompato dal cuore. Lo scopo ultimo del corpo umano è quello di aumentare le nostre possibilità di sopravvivenza nelle situazioni più pericolose. Siamo dotati di una acuta capacità visiva che ci permette di vigilare in continuazione. Il pericolo è infatti sempre in agguato. I segnali di pericolo ci arrivano dalla luce, dalle ombre e dai colori che i nostri occhi hanno imparato a decifrare. Un centinaio di milioni di recettori luminosi nel nostro occhio ci permettono di captare anche minimi ma importantissimi dettagli del mondo che ci circonda. Grazie al senso dell'udito siamo in grado di utilizzare anche un altro tipo di informazione che ci proviene dal mondo esterno, le vibrazioni del suono. L'orecchio possiede tutti gli elementi di un sistema ad alta fedeltà, concentrati all'interno del cranio, in uno spazio esiguo quanto l'unghia di un pollice. Esso è in grado di percepire vibrazioni di ampiezza non superiore a quella di un atomo. Il cervello che organizza e interpreta le informazioni forniteci dai sensi. Il cervello è composto da almeno 10 miliardi di cellule nervose organizzate in strutture capaci di memoria, intelligenza, linguaggio, funzioni peculiari dell'essere umano.
scala microscopica, il corpo umano è un insieme di migliaia di comunità separate specializzate nello svolgimento di un determinato compito. Ognuna di queste comunità è composta da cellule. Nel corpo umano esistono più di 30.000 miliardi di cellule apparentemente tese a raggiungere una meta precisa. Ciò che in realtà stanno facendo è di seguire ciecamente le informazioni iscritte nei loro cromosomi. Molte di queste cellule pattugliano gli angoli più remoti del corpo attraverso 60.000 chilometri di vasi sanguigni. Il comportamento delle cellule è di gran lunga più prevedibile di quanto non sia la complessa varietà del comportamento umano. Per quanto diverse sembrino essere le nostre esperienze, siamo tutti mossi dai medesimi impulsi. La specie umana è istintivamente tesa alla sopravvivenza e per sopravvivere l'uomo ha bisogno di riprodursi. La corsa degli spermatozoi verso l'uovo è una delle più rovinose che avvenga nel corpo umano. Un centinaio di milioni di spermatozoi verso la meta quando uno solo potrà fecondare l'uovo in attesa. Dal momento del concepimento, un nuovo essere umano inizia a prendere forma sotto il controllo dei messaggeri chimici dell'organismo, gli ormoni. Poche unità di queste catene molecolari possono facilitare o ostacolare alcune delle più vitali funzioni del nostro organismo. Il prodotto del concepimento nell'utero segue un programma di istruzioni incredibilmente complicato che porterà alla trasformazione di una singola cellula fecondata in un nuovo essere umano.
What's the matter, Mary? Per questo neonato la vita ha avuto inizio con tutte le garanzie. Sin dalla nascita, infatti, il corpo umano è dotato delle caratteristiche che gli permetteranno di far fronte agli alti e bassi dell'esistenza che si troverà ad affrontare. Thank you.